Ciro Lodato Traslochi, Cava dei Tirreni, al corso Umberto I, 281. È polemica a Maiori per la decisione dell'amministrazione comunale di adibire l'anfiteatro del porto turistico a parcheggio con la tariffa di 5 euro l'ora. L'area inoltre sarà utilizzata per la fermata e la sosta dei bus turistici. Per il sindaco Antonio Capone si tratta di una sperimentazione che porterà all'ente una serie di vantaggi e che consentirà di prevedere una riduzione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, a cominciare dalle rette dello scuolabus. Il via libera è arrivato nel corso del Consiglio Comunale che si è tenuto lo scorso venerdì 15 aprile, quando è stato approvato lo schema di bilancio di previsione e il documento unico di programmazione 2022-2024. È stato un bilancio, è un bilancio critico, difficile, forse credo che sia il più difficile che abbiamo approvato da quando faccio il sindaco in questa città. Ovviamente un bilancio che viene fuori da 2 anni di crisi pandemica, di guerra, a quali si sono aggiunte altre criticità, insomma, da tener conto, da tener presente, quali sono stati gli aumenti un po' di tutti i servizi, gli aumenti energetici, quali sono aggiunte che stanno arrivando a conclusione molte cause che ereditate dal passato e anche la difficoltà oggettiva che abbiamo avuto nel riscuotere i tributi. La maggioranza ha introdotto un altro emendamento che è stato anch'esso approvato riguardante questa fase sperimentale per l'arrivo di bus, diciamo, nella rotonda del porto, quindi pagamento della fermata a 70 euro del carico e scarico di passeggeri nella rotonda del porto e l'utilizzo sperimentale anche dell'arena del porto per mettere in sosta per 2 ore qualche pullman in arrivo sul Maiore. È una fase, come ho spiegato ai consiglieri, una fase sperimentale, è una fase nella quale metteremo in campo ogni misura per assicurare la massima viabilità e la migliore viabilità possibile nella nostra città. Questa sperimentazione sicuramente nell'immediato porterà dei frutti, dei vantaggi al nostro bilancio, che ci consentirà un po' di rivedere qualche tariffa a domanda individuale. Ovviamente la decisione di adibire l'anfiteatro del porto a parcheggio ha innescato una serie di polemiche.